Say your prayers, little one. Don't forget my son to include everyone. Tuck you in, warm within, keep you free from sin till the ceremony comes. Sleep with one eye open, gripping your pillow. Incredibilmente, a grande sorpresa, arriva nuovo materiale, niente popò di meno che sull'anticristo. Parlando dell'anticristo, direi che è uno dei temi nell'affrontare il quale la fantasia si è più sbizzarrita. Sarà Napoleone, sarà Caligola, sarà Nerone, sarà Charles Manson, sarà Aleister Crowley? No, cari signori miei, non può essere nessuno di questi, perché il testo che ci parla di questo personaggio, i testi, anzi l'ipertesto, quindi la serie di scritti che ci descrivono nello specifico quali sono sia gli atti che compirà che le sue caratteristiche personali, sono molto precisi. Quindi mi dispiace per Hitler come anche per Charles Manson, ma non sono il personaggio di cui parleremo quest'oggi. Sì, ma cosa significa ipertesto? Non basta leggere un singolo passo di una scrittura per esaurire tutto ciò che c'è da sapere su quel tema. Per avere, non dico la certezza, ma delle conferme che l'interpretazione che stiamo dando è corretta, dobbiamo cercare spiegazioni sempre nello stesso corpo di testi che fanno riferimento allo stesso tema affrontato. Questo è un ipertesto, ovvero una spiegazione che si apre in relazione a un tema e che magari non è susseguente a quel tema, ma si trova da tutt'altra parte. Bisogna fare come minimo lo sforzo di andarla a cercare. Ricordate il tema del primo episodio, Matteo 24. Gesù ci dice: quando vedrete l'abominio della devastazione? E poi a un certo punto aggiunge: come dice il profeta Daniele. E allora a questo punto, Daniele 9:27. Egli stringerà una forte alleanza con molti per una settimana e, nello spazio di metà settimana, farà cessare il sacrificio e l'offerta. Sull'ala del tempio porrà l'abominio della desolazione. Sì, Daniele ci parla del fatto che sull'ala del tempio porrà l'abominio devastante, quindi stiamo parlando dello stesso personaggio di cui si parla in Matteo 24, insomma. Però dobbiamo prima andare a vedere quali altri eventi coinvolgono questo stesso personaggio. Quindi necessariamente, se il personaggio di cui si parla, che noi reputiamo l'anticristo, è tale perché pone l'abominio devastante sull'ala del tempio, come dice Daniele, e deve essere la stessa persona che stringerà una solida alleanza con molti per una settimana. Che cos'è una settimana? E qui l'interpretazione sempre va cercata in altri passi. Come detto in precedenza, una settimana sono indubitabilmente 7 anni. Allora, senza essere ora troppo didascalici, ma sono tanti i passi della Bibbia che ci parlano di una tribolazione. Durerà 1260 giorni, un tempo, due tempi e la metà di un tempo. Oppure, come in Apocalisse 11, 42 mesi. Si parla sempre di 3 anni e mezzo. L'anticristo è colui che, prima di porre l'abominio devastante nell'ala del tempio, deve essere un personaggio che riesce a mettere d'accordo molti paesi e molte nazioni, al tal punto da fargli stringere una pace. Daniele 11:21. In Daniele 11:21 leggiamo: gli succederà poi un uomo abietto a cui non spettava la dignità regale. Ok, ma chi succederà? Per capirlo andiamo in Daniele 11:20. Al posto suo sorgerà un re che manderà un esattore attraverso il paese che è la gloria del regno, ma in pochi giorni quel re sarà tolto di mezzo. Qualcuno che ha a che vedere con gli esattori. Quindi rapportiamo le giorni nostri, forse un ministro delle finanze, forse un personaggio che ha qualcosa a che fare con il fisco, con le tasse, chi può dirlo? Comunque qui le descrizioni
per essere sicuri che non si tratti di Napoleone, di Hitler, di Charles Manson oppure di Aleister Crowley, abbiamo da Daniele 11, 21 fino a Daniele 11, 43, 44 e 45 tutte le guerre che riguardano questo personaggio, che quindi dovremmo dedurre trattasi di un personaggio politico. Tutte queste guerre e battaglie descritte da Daniele ci sembrano un po' vaghe. Come si fa a capire quale sarà la più importante di cui si parla in molti passi della scrittura? Andiamo a cercare informazioni non su quello che farà, ma su chi può essere in partenza questo personaggio. Farlo dobbiamo recarci nei famosi passi di Ezechiele 38 e 39, dove si parla di questo famoso e misterioso personaggio di nome Gog, del paese di Magog. In queste poche righe vediamo tutte cose che sembrano proprio richiamare quella che è la storia, ovvero la nazione di Israele si è radunata adesso nel 1948, come abbiamo detto nell'episodio precedente, dopo che non esisteva una nazione di Israele dal 70 d.C., quindi i monti di Israele sono rimasti lungamente deserti. Una nazione che è sfuggita alla spada. Bene, dal 1948, anno di fondazione del moderno Stato di Israele, Israele ha affrontato parecchie guerre per poter conservare quello che stiamo vedendo anche nei fatti di attualità più recenti, ovvero la discussione sul territorio, sulle mappe. Ci sono state molte guerre importanti, la guerra dello Yom Kippur, la guerra dei sei giorni nel 48, già che i tentativi che ci furono subito di attaccare lo Stato di Israele. Quindi capiamo innanzitutto che questa profezia sembra un po' parlarci del nostro tempo, perché ci descrive la situazione in cui ci troviamo, e poi capiamo anche che il capitolo in oggetto parla proprio della fine dei tempi e del personaggio protagonista, diciamo, malvagio della fine dei tempi. Gli elementi interessanti di Ezechiele sembrano essere due: sicuramente le caratteristiche dell'anticristo, ma anche tutta la situazione geopolitica che si va formando intorno ai suoi piani di attaccare Israele. Iniziamo dalla sua identità, e qui potremmo avere le prime sorprese molto interessanti. Inutile, diciamo, dilungarsi troppo, perché i riferimenti sono abbastanza chiari. Chi vuole può cercarli mettendo queste voci, questi nomi, cercandoli anche su internet. Ma già dire Gog, che è il nome, diciamo, profetico di questo personaggio, nel paese di Magog. Magog è un territorio che potremmo identificare in un grande e vasto territorio che comprende l'odierna Russia, ma l'odierna Russia fino a spingersi fino, diciamo, alle zone più centrali dell'Asia, quindi verso il Kazakistan, verso l'Uzbekistan. E tutti gli studiosi hanno pochi dubbi che, parlando di Magog, si possa parlare della Russia odierna. Allo stesso tempo la conferma ci viene anche da quello che viene detto dopo, ovvero capo supremo di Mesek e Tubal. Mesek, anche qui si possono fare molte ricerche storiche, è un nome che deriva da un popolo che, partendo dal Medio Oriente, dalla zona della vicina Asia, si è spinto fino al nord, nelle parti più a settentrione, e che poi ha fondato in seguito la città di Mosca, che quindi prende il nome da questo popolo. E Tubal è un nome un po' più difficile da trovare, bisogna cercarlo sempre negli stessi territori, e si arriva a due nomi: quello di Tbilisi, capitale della Georgia, e quello più nascosto di Tobol, che è una città che si trova in Siberia, che vedremo tra poco perché potrebbe essere interessante per noi. Quali sono i paesi che affiancheranno la Russia? Lo leggiamo in Ezechiele 38:5. Gomer e tutte le sue schiere, la Persia, l'Etiopia e Put sono con loro, tutti con scudi ed elmi. Indubbiamente il tema più facile in questa interpretazione biblica è individuare la Persia. La Persia è senza dubbio, corrisponde all'odierno Iran, quindi non si può non pensare subito al rapporto privilegiato che ha l'attuale Iran con la Russia di Putin. Ma seguendo troviamo l'Etiopia, che, ragionando in termini storici dell'epoca, riguardava più che altro un territorio che circoscrive l'odierno Sudan, ma soprattutto un elemento di interesse qui è Put, che molti associano alla Libia, in generale associano al Nord Africa, però nello specifico il Nord Africa e la Libia. Perché la Libia è interessante? Perché poi guardiamo dopo, le righe successive ci racconta della casa di Togarma. Togarma, sia studi storici che l'assonanza letterale, richiama la Turchia. Vediamo che proprio in questo periodo, forse casualmente, in Libia, che è un paese che sembra al centro di questo
di questi avvenimenti si trovano le truppe sia della Russia che della Turchia. Poi infine Gomer e tutte le sue schiere. Gomer, gli studiosi lo fanno risalire a un popolo che migrava partendo dall'Asia Minore, dal Medio Oriente, fino a spingersi in Europa, e gli studiosi biblici è opinione comune ritenerla un equivalente dell'Europa. Nell'assonanza potremmo ritenerla riferita alla Germania. Gomer, Germania, ma qui ci dice tutte le loro schiere, tutte le sue schiere, come a farci intendere che la Germania non è un paese da solo, ma è affiancato in questa impresa oppure in questa alleanza geopolitica da una serie di altri paesi. Perché questa profezia non può essere riferita a nessun altro periodo storico? Per due motivi principali. Il primo è che nell'attualità del popolo ebraico, nel periodo in cui è stato scritto questo libro profetico, intorno al V, VI, massimo VII secolo a.C., diciamo i pensieri fissi nell'attualità di tutto il popolo ebraico riguardavano quella che può essere Babilonia, così come il regno degli Assiri, ma ovviamente soprattutto anche l'Egitto. Insomma, Egitto e Babilonia sono le nazioni che sono citate sempre. Comunque è molto strano, perché in questi passi non c'è traccia dell'Egitto, dell'Assiria, di Babilonia. Ma a quando veramente si riferisce questa profezia? Poi all'epoca sì, esisteva la Persia, ma le altre? Cioè cos'è Put, Togarmah? Cioè, è difficile pensare che questa serie di paesi, che molto curiosamente sembrano avvicinati anche da una comunanza strategica dal punto di vista della geopolitica internazionale in questo momento, basti solo vedere i vertici tra URSS, tra Russia, Iran e Turchia, insomma, per comprendere che in effetti, se non proprio al momento in cui si parla in queste profezie, però potremmo essere avviati verso questa situazione geopolitica. Cosa farà l'anticristo? Come facciamo ad accorgerci? Prima. A un certo punto potrebbe essere troppo tardi, perché nel momento in cui lui pone l'abominio della devastazione all'interno del Tempio, Gesù in Matteo 24 ci dice: chi è in Giudea scappi, chi ha gli abiti a casa non torni a casa. Insomma, diciamo che aspettare il momento in cui pone l'abominio della devastazione è un po' tardi. Quindi, oltre a essere un personaggio che ci sono pochi dubbi che venga dall'area della Russia, quantomeno dalle zone dell'ex Unione Sovietica, ma interroghiamoci su che cosa possa significare capo supremo di Mesek e Tubal. Per esempio, che cosa sono le profezie? Sono una descrizione esatta e precisa di tutto quello che accade e quindi noi dobbiamo rassegnarci e vederle accadere? No, non è questo l'intento delle profezie. L'intento delle profezie è quello di descrivere un quadro generale, un quadro storico. E noi, per non dormire, come più volte ammonisce Gesù in vari passi, non dormite, o anche Paolo, San Paolo nelle lettere, vegliate nell'attesa. Noi per non dormire dobbiamo cercare di capire se quello che leggiamo sta succedendo in questo momento. Per esempio, in Russia, sì, proprio in Russia, c'è un personaggio che le fonti accreditate di politica internazionale ritengono, se non il numero 2, il numero, diciamo, 3 o 4 nella gerarchia politica russa, che è l'attuale sindaco di Mosca. Sindaco di Mosca, quindi potrebbe essere il capo supremo di Mesek, teoricamente. Ma la cosa molto curiosa è che l'altra variabile che ci rende del tutto inusuale questo abbinamento, che forse ci fa propendere, diciamo che ci spinge ad avere un'attenzione particolare verso questo personaggio, è che l'attuale sindaco di Mosca è stato in passato governatore della regione del Tiumen, dove si trova la città di Tobol. Quindi questo personaggio non solo è russo, come dice, non solo viene dal paese di Magog, ma poi è stato signore di Tobol, perché è stato governatore del Tiumen e quindi anche della città di Tobol, ed è attualmente il capo supremo di Mesek, essendo il sindaco di Mosca. Che non sia lui il nostro candidato principale al momento per il ruolo di anticristo? No, vabbè. Tra l'altro, l'ultimo riferimento importante per chiudere il cerchio: come avevamo detto in Daniele, avevamo parlato dell'esattore e delle tasse, no? Quello che precede l'arrivo dell'anticristo, qualcuno che manda in giro esattori delle tasse. Bene, l'attuale primo ministro della Russia è stato ministro delle finanze di Putin ed è stato colui che ha curato il fisco e quindi le tasse per la Russia negli ultimi anni. Quindi diciamo che potremmo essere a quel punto della storia, forse giusto un momento prima dell'arrivo dell'anticristo, chi lo sa. Però l'attuale primo ministro della Russia è qualcuno che manda in giro esattori delle tasse.